Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video speciale. Come avete letto, finalmente festeggiamo un anno su questa piattaforma, su YouTube, quindi tanti auguri a noi. Io non so se si vede, ma sono più di 27 ore, tipo che non dormo, anche molto di più. Sono 32 ore, 32 ore precisamente che non dormo, quindi sono molto molto stanco. Adesso mi sto mettendo a letto, però ci tenevo a fare questa clip. Ci tenevo perché volevo ringraziare tutti voi. Siamo arrivati a 3600, ma non solo i numeri, ragazzi, non solo i numeri. Io voglio ringraziare tutti coloro che mi scrivono, tutti coloro con cui ho fatto amicizia. Il lato bello di YouTube è proprio questo. Cioè, mi è piaciuto fare amicizia con Federico Marconi, Enigma, Yas, Baz, Kumpareless e tutti questi YouTuber, Pask, Justice, Homme, tanti tanti YouTuber. Non so se mi sono dimenticato qualcuno, ragazzi, scusatevi, vi voglio bene lo stesso. Ma anche con tante persone, cioè che io ignoravo totalmente la loro presenza e poi grazie a questa piattaforma ci ho fatto amicizia e ogni giorno mi ci sento come Giovanni Mecca, come può essere Giorgio Ventrone, come può essere un Francesco Resina, Roberto Arcadi, Yuri Grassi, tante 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 persone. Quindi io volevo ringraziarvi, adesso vi lascio per celebrare questo nostro speciale, diciamo questo nostro giorno fantastico, questo anniversario. Vi lascio al primo video pubblicato sul mio canale, quindi un anno fa, il 4 ottobre 2015, 2014, scusate, oggi è passato un anno e quindi sono curioso, lasciate qui sotto le vostre impressioni, i vostri commenti su quello che era il mio modo di intrattenere, che naturalmente è cambiato poi con il tempo, sarò maturato, sarò migliorato, spero, nel fare video, quindi fatemi sapere la vostra, mi raccomando non prendetemi troppo in giro perché era sempre il primo video. Ok, adesso vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo anno con Rudy Slata, un abbraccio. Buonasera, buonasera a tutti, Massimo Marianella che vi sta parlando e siamo qui riuniti per questa nuova carriera. Io vi seguirò in tutto il viaggio durante questa splendida giornata londinese e vi inizierò con questa stagione, vi presenterò tutti i nostri ospiti, a partire da lui, il nostro allenatore che andiamo a sentire subito. Signor Zlatan, ciao Zlatan, cosa ne pensi di questa stagione? Se ci vuoi parlare, sappi che ti stanno ascoltando in molti. Sono contento, ma questa stagione sarà sicuramente ottima, no? Abbiamo ottimi calciatori e io penso solo a vincere. Voglio solo vincere. Va bene, Zlatan, ma dici? Cosa ti aspetti da questa stagione? Per quale motivo hai scelto comunque la Roma e di fare questa carriera? Diciamo che sono contento di fare una carriera con la maglia della Roma, ma ho sempre sognato di venire qui e adesso arrivarci da allenatore sono molto molto contento. E questa è una carriera tutoriale perché vi voglio far vedere che a leggenda si può vincere, ecco. Grazie, grazie Zlatan. Adesso andiamo a sentire mentre vediamo tutte le preparazioni per questa nuova stagione. Andiamo a sentire un altro degli interpreti che ci faranno compagnia. Ed è Beppe Bergomi. Beppe, cosa ne pensi? Ma sai Massimo, non è tanto questa stagione. Io penso che questo allenatore sia molto preparato, possa fare bene. Vedi come proprio questo video come lo sta gestendo bene. Sai, con tutte queste imitazioni. È un ragazzo che mi piace molto Fabio. Non so adesso come arriverà in campionato, in Champions League, ma è un giocatore che mi piace. Sono curioso di vederlo. Adesso voglio sentire anche il mio amico Sandro Piccinini, cosa ne pensa Sandro? Incredibile! È proprio lui! Zlatan! Sta iniziando questa carriera! Incredibile! Noi siamo qui, la nuova puntata di Controcampo e siamo curiosissimi di trovare tutti i nostri ospiti, ma partiamo da lei, la splendida e sempre incredibile Michela Calcagno, Michela! Incredibile, non la potete vedere, ma ragazzi, Michela! E siete incredibili, sono clamorosi! Adesso andiamo a parlare con il presidente, che ci dirà cosa vuole fare in questa stagione. Presidente,
cosa ci dice? Ciao ragazzi, sono io il presidente, eccolo qui, che vi parlo dalla mia casetta a Roma Centro. Quindi, come già detto dai nostri ospiti, faremo questa carriera con la maglia della S Roma e cercheremo di dimostrare, cercheremo di fare una specie di tutorial su come vincere o comunque giocarsi una stagione ad alti livelli, a leggenda. Io giravo sul web ieri e non ho trovato nessuno che faceva la stagione con la Roma, nessuno che faceva la stagione a leggenda, o se c'era qualcuno, molto pochi e con scarsi risultati. Quindi mi sono detto, diamo una svolta a questi youtuber che cercano di portare avanti FIFA 15 e diano una mano, cazzo. Apri i coglioni, danno una mano tutti gli youtuber, cazzo. Mettano leggenda, cazzo. Eccoci qui adesso ad assumere qualche osservatore per cercare di trovare qualche talento per il futuro, visto che vogliamo fare una stagione duratura, longeva, qui con la Roma. Zlatan ha detto che vuole rimanere qui a vita. Io ho sempre sognato di stare qui e sono contento, no? Voglio rimanere per sempre. Quindi adesso vi mostrerò le cose importanti per competere a questi livelli. Prima di tutto credo sia importante scegliere una tattica che vada bene per il vostro stile di gioco e che si possa adattare al meglio ad ogni avversario che noi incontriamo, quindi preparare più di una tattica. Io adesso sto preparando questa tattica che si chiama tattica controllo. Perché? Perché è una tattica che è adatta proprio a controllare la partita, a cercare di tenere il più possibile palla, di essere offensivi, propositivi in avanti. Per questo userò un 4-3-3 con la punta un po' più alta rispetto a quello predefinito. Adesso metterò i miei 11 preferiti. Come potete vedere c'è grandissima qualità quest'anno e possiamo fare bene in campionato e in Champions League, visto che finalmente la Roma è tornata a questi livelli, è tornata in Champions e sta anche andando discretamente bene nella realtà. Speriamo di poter arrivare fino in fondo in questa competizione. Adesso quindi sto scegliendo le mie riserve. Storico, portiamo Torosidis. Sì, dai, Nobont, se si va male il portiere Ciro Florenzi, bene, importa. Quindi, come ho detto, molto importante il modulo, molto importanti sono le istruzioni. Mentre qui la posizione è lontano, almeno facciamo la battuta del capitano. Eh sì, il capitano, eccolo qui. Sono importantissime le istruzioni, cioè le istruzioni determineranno il modo di comportarsi dei vostri giocatori a seconda della posizione, quello che dovranno fare e quello che faranno. Siccome noi vogliamo sempre avere la palla, ho messo degli esterni bassi che si sovrapporranno sempre, scusatemi, e gli esterni alti che torneranno in difesa, perché la palla appena la perdiamo dobbiamo riconquistarla il prima possibile per gestire al meglio la partita. Centrocampisti centrali, se qualcuno ha visto la Roma sa che debbono svariare molto e essere anche molto offensivi. Totti, neanche ve lo dico quello che deve fare, dato che con i suoi piedi può praticamente lanciare chiunque. Poi con i due Bergervignon lì vicino, non credo per uno come lui sia molto difficile. Molto difficile. E quindi è importante le istruzioni, ma ancora più importante sono le tattiche di squadra, perché a seconda di come saranno impostate queste tattiche, che io adesso andrò a personalizzare, la vostra squadra si comporterà di conseguenza. Come vedete, le costruzioni di manovra, i miei passaggi sono abbastanza corti e la velocità di manovra è abbastanza lenta, perché come vi ho detto voglio fare un gioco ragionato, avere sempre il possesso palla, e quindi anche la creazione di passaggi, pochi cross, non moltissimi, e non moltissimi tiri, perché mi piace anche arrivare al tiro con delle buone trame. Il pressing alto ma non altissimo, perché non vogliamo scoprirci al contropiede, ma dobbiamo cercare di conquistare palla il prima possibile. Adesso andremo anche a creare un altro modulo che probabilmente, anzi sicuramente, sarà quello che ci permetterà di coprirci un pochino di più in situazioni
di pericolo o comunque di vantaggio dove possiamo gestire la partita, magari partire in contropiede. Adesso sto vedendo qualche modulo magari da rubacchiare alle altre squadre. Forse il Napoli, perché volevo. Stavo pensando che un 4-3-1 predefinito. No, va bene, dai, lo ricreiamo noi alla base. Tanto è la stessa cosa. Adesso quindi un 4-3-1, vedrete la differenza rispetto alle tattiche che ho inserito prima. Innanzitutto va bene, il modulo cambiato rispetto a prima, questa non è anche il meno esperto di calcio potrebbe capire che c'è una differenza, ma le differenze sostanziali non sono tanto nel modulo, ma nell'atteggiamento della partita. L'atteggiamento quindi che cambierà diventerà un pochino più difensivo rispetto a prima. Quindi adesso potete vedere che i nostri esterni saranno un pochino più propensi alla difesa più che altro e non all'attacco. I nostri terzini non si spingeranno più in avanti e la tattica predefinita sarà il contropiede. Quindi queste le novità e le cose che ritengo siano importanti per una partita. Poi è molto importante saper scegliere naturalmente il modulo giusto da utilizzare per ogni avversario, ogni eventualità e ogni partita che dovremo affrontare. Il tiro della Champions League non facile perché comunque sappiamo di avere un girone molto molto complicato. E mentre qui andiamo a cercare i nostri giovani che io voglio mandare in Argentina, Brasile e Colombia, perché la Colombia sono un amante di James Rodriguez e spero di trovare un giocatore con le sue caratteristiche proprio nella sua patria. Adesso però andiamo a sentire uno dei protagonisti di questa stagione e come avversario naturalmente sulla panchina della Juventus. Troveremo il neo allenatore della Juventus, che è proprio Allegri. Allegri cosa ci dice di questa sua stagione? Ha paura del confronto con la Roma di Rudy Zlatan? Paura, paura la grossa. Paura non c'è. Non c'è, noi siamo un'ottima squadra. Dobbiamo cercare di fare bene. Abbiamo una rosa competitiva. Poi tra l'altro anche quella della Roma. Noi siamo la Juventus. Dobbiamo pensare solo a fare bene. Sicuramente sono curioso, perché alla fine, rispetto per tutti, paura di nessuno. Si cercherà di fare un'ottima stagione. Sono curioso, dai. Non vedo l'ora di iniziare. Sono convinto che alla fine arriveremo davanti alla Roma. Benissimo, queste erano le parole di Allegri, ragazzi. Io ho accettato la sfida. Allegri ha promesso che finirà davanti a me. E io vi prometto, prometto davanti a milioni di spettatori. Naturalmente questo me lo auguro, è impossibile, milioni di spettatori, ma mi auguro di finire davanti alla Juventus, lo prometto, davanti a tutti voi ragazzi, ci riusciremo insieme. Adesso una grossa tegola però, perché Pjanic si fa male per 5 settimane, salterà probabilmente la prima e forse anche la seconda. Adesso simuliamo queste partite amichevoli perché non mi interessano, più che altro mi interessa la prima giornata. Infatti abbiamo pareggiato e abbiamo anche perso con il Tottenham, ma ci faremo trovare pronti nella prima giornata. Mentre adesso, incredibile, già Luis Godin, un ottimo giocatore, anche se non è un centravanti o una mezza punta, è soltanto un difensore. Questi possiamo anche rifiutarli. Vediamo questo. Ah, l'Argentina. L'Argentina, ma sembra niente di buono. Niente di buono. Il nuovo Messi deve aspettare. In Brasile, oh, signore e signori, André Alves sembra essere un giocatore molto promettente e questo sicuramente lo faremo crescere nella nostra cantera, nella nostra primavera, lo faremo diventare un campione qui tutti insieme. Ora, come voi avete potuto vedere, io ho disattivato il calciomercato perché il mio primo obiettivo è comunque spiegare quali sono le cose importanti per competere in una stagione FIFA 15 a leggenda. Ma sicuramente avrò bisogno di tutti voi per migliorare la rosa già nel mercato di gennaio. Adesso la Roma, piazzamento previsto, sesto posto. Ma abbastanza, si tiene abbastanza basso questo
FIFA, per, comunque per una formazione che insieme alla Juventus sta dominando il campionato italiano, sta facendo molto bene in Champions. Solo il sesto posto mi sembra un pochino esagerato, ma noi ce ne freghiamo, ce ne sbattiamo altamente i cojones e andiamo a giocare questa partita che ha delle buone chiavi tattiche, perché naturalmente la Roma, che gioca in casa, proverà a fare il gioco, proverà a tenere il pallino nel gioco, ma la Fiorentina è una squadra molto molto pericolosa, soprattutto quando vuole ripartire in contropiede con giocatori come Juan Cuadrado, che possono fare male nella lunga distanza con il loro scatto terrificante. Quindi la Roma ha scelto comunque di provare a fare la partita. Come vedete, naturalmente 5 minuti, leggenda, e proveremo a battere questa Fiorentina. Una partita che vale molto. Come voi sapete, in Serie A le prime partite sono le più complicate, le più insidiose, perché no, per non sai mai quello che può capitare. Ed è proprio così anche Stefano Nava. Un saluto a tutti. Anche la PlayStation, anche a FIFA 15, perché le prime partite sono quelle più insidiose, quelle che possono nascondere delle insidie maggiori, proprio perché i tuoi giocatori, in questo caso i nostri giocatori della Roma, ancora non hanno capito bene sembra quello che noi chiediamo da loro. Quindi sarà molto più difficile arrivare alla vittoria rispetto a una partita qualsiasi a metà stagione. Dovremo arrivare alla vittoria quindi con una voglia di vincere, anche un pizzico di fortuna, che ci porteranno ai 3 punti. Adesso vi lascio godere di questa intro. Roma Fiorentina, stadio pieno, FIFA 15 che sicuramente è migliorato moltissimo sotto il profilo del calcio giocato, quindi la partita sembra molto di più una partita reale. Poi vedrete, in questa nostra stagione io userò tutti i comandi manuali per il tiro, per il passaggio, per il cross, per qualsiasi cosa, tutto manuale, e con queste impostazioni qui vi posso assicurare che il realismo, il livello di realismo sale e non di pochissimo, non solo per, anzi, la città di Firenze, ma per tutti gli amanti sale del calcio, abbastanza. Le cose sono decisamente, adesso vediamo la Fiorentina con 4-3-3, Vargas a sinistra e a destra Cuadrado. La Roma, abbiamo vista tutti la formazione, intanto siamo partiti. Cuadrado per Aquilani, Cuadrado, Sede Gomez, e la partita questa molto molto insidiosa è già iniziata. Adesso Cuadrado può far male, Vargas, subito la Fiorentina con Vargas che ha un ottimo cross. Cuadrado viene chiuso, grande copertura qui, prima, grande copertura della Roma. Gervinho può ripartire, servito Cole. Castan. Per Castan da questo pallone ai Turbe. Strootman per De Rossi. De Rossi, passaggio per Nainggolan. Nainggolan, il tocco per Totti. Inserimento di Strootman, servito da Totti. Strootman, passaggio per Iturbe. Quansito, Juan Manuel Iturbe. E la Roma passa subito dopo 8 minuti. Come vi dicevo, con il manuale si possono creare delle azioni verosimilissime. E qui abbiamo visto una verticalizzazione di Totti e un assist bellissimo di Strootman. Iturbe non fa altro che ringraziare e mettere la palla in rete. E qui l'esultanza di Quansito, Juan Manuel Iturbe, acquisto della Roma, è costato fior di milioni, ma già si è visto comunque tutto il suo potenziale. Ha realizzato subito un gol, ecco, l'1-0 contro il CSKA in Champions League, il suo esordio. Comunque un giocatore Kurtic, che può essere un crack terribile Pasquale nei prossimi mercati. Adesso però prova a reagire la Fiorentina con Gomez, che è molto pericoloso. Pallone dentro per Cuadrado. Ashley Cole, un ottimo intervento. Nainggolan, De Rossi. Queste situazioni qui a leggenda è molto sottovalutato, terribile. Adesso l'errore di Daniele De Rossi e Vargas quando era il tiro sbagliato clamorosamente. Vi dicevo che è molto molto sottovalutato in questo gioco l'importanza del possesso palla. Il possesso palla che nel calcio moderno è importantissimo. Io gioco a calcio e non, purtroppo, ahimè,
a livelli altissimi, ma so anch'io che il possesso palla, anche a mio livello, è di importanza vitale. Adesso Kurtic, incredibile, chiuso da Manolas. Palla che finisce in corner. E quindi anche in questo gioco, che vi dico, si avvicina moltissimo alla realtà, è molto molto importante fare possesso palla, soprattutto nei momenti chiavi della partita. Adesso ci va la Fiorentina. Per esempio, adesso noi dovremmo cercare di gestire la palla per qualche minuto e far sbollentare comunque la rabbia, la voglia di rivalsa della Fiorentina. Adesso intanto De Rossi recupera un pallone interessante. Ci ripensa De Rossi, torna da Strootman. Risolve il pallone Pasquale solo per un attimo, perché Strootman rinviene. Quindi De Rossi per Gervinho. Può puntare Richards, è più veloce di Richards. Può andare Gervinho. Gervinho chiuso da Richards con il fisico. Che giocatore, magari la cosa messa a disposizione del giocatore senza petto, direi adeguata per affrontare al meglio. Adesso Borja Valero. Gonzalo Rodriguez. Totti recupera questo pallone. Pallone di Totti intercettato. Buona ora. Cura difensiva che interrompe Iturbe. Iturbe. Può provare il sinistro. Iturbe. Neto. Ribattuta, ma non è finita. Si salva la Fiorentina. Andiamo vicino al 2-0. Quindi adesso dovremmo cercare di gestire un pochino la palla per far tornare la partita a ritmi non troppo elevati, che sono quelli che noi vogliamo mantenere dall'inizio alla fine, Gomez, per poter gestire al meglio una partita Vargas, che ci trova in vantaggio. Ora Vargas per Kurtic. Kurtic si libera lo spazio. Quadrado, che occasione per la Fiorentina. Qui sto predicando bene, razzolando male, perché non sto facendo quello che vi sto predicando, cioè il possesso palla, che è molto molto importante, soprattutto nella fase così di gioco. Adesso Strootman, Totti, attenzione, il movimento di Gervinho, provato a servirlo, la palla è geniale di Totti. Gervinho, ma che gol ha fatto Gervinho! Gervais, quasi Gervinho, 2-0 Roma, è soltanto il 32esimo e la Roma è già 2-0. Vedete questa palla è importantissima. Sentiamo Bergamo cosa ne pensa. Ma che palla che ha messo Fabio! Una palla con il contagiri. Guarda Totti, si gira, l'ha già visto partire, lascia partire bene la gamba. Un gran gol Fabio. Poi Gervinho, ma che progressione ha! Un giocatore pazzesco. Poi Totti, 38 anni, riesce a fare queste cose. Io non lo so, guarda, 38 anni io ero in queste condizioni qui, se facevo 10 metri non ce la facevo più, Fabio. Adesso però prova a reagire la Fiorentina, quindi passiamo allo studio. Manolas butta questa palla. Richards viene intercettato per un attimo. Savic, Aguilani, Vargas dentro per Gomez. Si salva la Roma. Si salva la Roma. Maicon fa partire Turbe. Ma che palo colpito! Il legno colpito da tutta bellissima palla qui di De Rossi per Gervinho. Gervinho intercettato, incredibile. Ha rischiato l'autogol. Manca Richards. C'è calcio di punizione qui per la Roma. Va Francesco Totti, perché siamo troppo vicini per farla girare sopra la barriera. Quindi Pjanic non può andare. Prova la botta Francesco Totti. Neto non si tiene però. Poi Castan non riesce a trovare la porta. Ora Mike Conn di testa a cercare Cole. Alimenta l'azione offensiva della Roma. Cole fa una cazzata delle sue. Riparte la Fiorentina con Gomez. Gomez per Vargas. Mike Richards. Gervinho sembrava quasi essere in vantaggio. Poi Mike Richards, l'1-2 con Vargas. Nangolan, De Rossi, Cole. Naturalmente questo video ho scelto di far vedere tutta la partita, perché è una partita molto importante. È la prima, tutti sappiamo che partire bene è molto importante in un campionato soprattutto molto equilibrato, con squadre fortissime come la Juve. E poi soprattutto perché voglio mostrare a tutti voi che mi state seguendo in che modo io gestisco una partita leggenda, per magari prendere qualche spunto personale e poi lavorarci pian piano a casa. Adesso, come potete vedere, è finito il primo tempo. Le due squadre entreranno in campo. La Roma senza alcuna modifica. La Fiorentina ha deciso di togliere Vargas e mettere Joaquin, un pochino più offensiva magari, per cercare di recuperare questa partita.
noi cercheremo di fare di tutto per non permetterlo. Ashley Cole, come vi dicevo prima, sono disposto ad ascoltare i vostri consigli. Se magari preferite vedere ogni partita di questa stagione per intero, quindi puntata per puntata metterò una partita che voi potete seguire interamente, oppure se preferite vedere 3-4 partite in un video, magari con ampie sintesi o soltanto i gol, questo io non ho preferenze, basta Mario Gomez, che comunque mi diciate voi quello che preferite. Joaquin, adesso la Fiorentina cerca con questo possesso palla di trovare un varco giusto per far male alla nostra Roma, ma noi siamo molto molto compatti dietro e non permettiamo, adesso buona parata di De Santis, non permettiamo occasioni da dentro l'aria. Comunque questo tiro è venuto da fuori, adesso Nangolano, una buona palla per Iturbe, Iturbe prova di entrare sul sinistro, Iturbe lancio per Gervinho, è partito con netto anticipo Gervinho. Poi se avete domande, qualcosa da chiedere, magari dei dubbi su qualcosa che non ho spiegato io bene in questa, in questo mio tutorial, io sono qui pronto a rispondere al prossimo video su qualsiasi vostro dubbio o delucidazione che vogliate avere. Scusate se non capite queste parole, anche va bene, magari mio fratello sta qui vicino a me, non ha capito molto bene cosa è delucidazione, dopo te lo spiego, non ti preoccupare. Adesso ci sono i cambi, quindi abbiamo fatto entrare destro per il nostro Rajan Angolan e è entrato anche Leandro Paredes, il nostro talentino che voglio far crescere a tutti i costi, perché Leandro Paredes è sicuramente un destinato, un predestinato. Adesso destro la palla per i turbi, l'ho fatto uscire il nostro capitano Francesco Totti, che a 38 anni ha ancora dimostrato un'altra volta che giocatore è, giocatore sottovalutato secondo me dal mondo dello sport, soprattutto da quello italiano. Soltanto adesso si stanno accorgendo chi veramente è Francesco Totti, ragazzi, un giocatore che a 38 anni fa quel gol lì a Manchester, è ancora il leader, tanto qui lo si mura praticamente il gol cavaliere, è il leader non solo spirituale, perché senza di lui la Roma è un pochino persa, ma anche come giocatore è il leader in mezzo al campo, tutti si appoggiano a lui, la manovra offensiva parte sempre da lui. E poi io invito a chiunque, difficile perché uno come Totti credo lo conosceranno tutti, però chiunque sia un pochino ignorante in materia e non conosca bene tutti i gol che ha fatto Totti, vi consiglio di vederli perché sono bellissimi, fa dei gol pazzeschi, non sorprende nessuno, di pregevole fattura ogni gol che ha fatto, mai banale Francesco Totti, mai banale. Poi ha avuto una trasformazione nella sua carriera clamorosa, io sono della Roma e sono tifosissimo di Francesco Totti, ma ha avuto una trasformazione clamorosa nella sua carriera, è passato da mezza punta esterno a prima punta, a rifinitore, adesso non so neanche che ruolo fa, perché fa la punta ma fa il regista, fa il rifinitore, fa tutto, è un giocatore incredibile. E poi a 38 anni essere ancora così decisivo in un palcoscenico importante come quello della Champions, destro, non è da tutti, diciamo. Adesso qui destro Strootman può provare il, ecco il tiro. È un'occasione sprecata. Probabilmente con queste mie parole su Francesco Totti mi prenderò qualche insulto, perché come è normale che sia, quando sei un esponente, un leader così di una fazione, hai sicuramente più nemici che amici, però converrete tutti con me che Francesco Totti è uno dei più forti calciatori italiani di sempre, anzi secondo me è il numero uno di sempre, perché senza voler male comunque a persone come Roberto Baggio o non so chi altro, quello che ha fatto Totti credo non l'ha mai fatto nessuno. E comunque quando gli si dice che ha vinto anche poco, ragazzi, non ci dimentichiamo che ha vinto un mondiale e è stato molto molto importante per quel mondiale, anche se non ha brillato perché era appena tornato da un lungo infortunio, da un brutto infortunio, però è stato vitale per la Roma e per arrivare, sì, per la Roma, adesso io da tifoso naturalmente per l'Italia,
Mi ricordo il tacco con Zambrotta, mi ricordo il lancio per il rigore poi Pasquale. preso da Grosso e da lui stesso trasformato. Giocatore che Fernandez. magari non ha segnato quanto si aspettava, ma è stato importantissimo. Scusate se mi sono dimenticato anche del Piero come più grande giocatore di sempre. E Piero sicuramente ha vinto di più di Totti. Florenzi. Secondo me è leggermente al di sotto di Francesco Totti. Ma non solo Destro. da tifoso, perché io sono simpatizzante di Alex Del Piero, è stata sempre una persona corretta, non ha mai fatto una cosa Pasquale. fuori posto. Magari Totti sì, nella sua carriera, purtroppo c'è da dire che qualche episodio L'anticipo voleva sul anche pallone. risparmiarlo, Joachim. incredibile adesso, occasione Pallone per la che Valencia. finisce in angolo. Però c'è anche da dire che un giocatore come lui, a volte vincendo poco, è costretto a subire brutte sconfitte perché comunque la Kurtic. Roma nella sua Buona la storia trama. non è la Juve. Magari è stato più esposto Provato il a tacco, non va. queste situazioni rispetto a un Del Piero che ha Mika potuto vincere più Richards. spesso e ha assaporato meno Destro. volte il sapore amaro della sconfitta. Ma comunque stiamo parlando di due grandissimi Arbitro ferma campioni il che gioco e assegna rimpiangeremo punizione tutti qui contro la in Fiorentina. Italia. Adesso abbiamo Balotelli, grandissimo giocatore. Incredibile, mi chiedono Strootman. la linea, mi sa che c'è Balotelli. Sì, c'è Balotelli in studio. Sentiamo, forse si è un po' risentito le mie parole. Ma Occhio sta al proprio parlare di traversone. Mario, Mario, Mario. Sentimi stare. Chi sta parlando? Prova a Chi sta rubargli il parlando? pallone. A giudicare dalle smorfie potrebbe essere un Scusate problema muscolare. questa Speriamo mia ovviamente non troppo interruzione. serio. Mario Balotelli un pochino arrabbiato. Adesso ho detto a Fanny di Maicon. andare a cucinare un bel roast beef. Non so neanche cos'è lo Adesso Mate intanto mentre Fernandez. io chiacchiere dico stronzate, la partita sta Savic. scivolando lentamente e sta finendo nell'oblio. Quindi io sfrutto questa occasione per Mate salutarvi Fernandez. e per augurarmi comunque che vi sia piaciuto questo Mika video. Richards. Se così è, spero che vi iscriviate alla mia nuova pagina e che E la seguiate il stagione continuo inizia di questa dunque nel migliore grandissima dei stagione modi, che è a tranne iniziata Luca, ma benissimo l'inizio è con la perfetto. vittoria E per chi inizia 2-0. bene per Luigi Io vi vince saluto, l'episodio, è un sempre abbraccio forte, importante per il grazie morale. a tutti.